momento esatto in cui è cambiato il mio approccio al film The Passion, che è stato poi la fonte di questo cambiamento, e di conseguenza l'approccio anche alla vita, è stato proprio il momento in cui ho avuto la possibilità, interpretando il ruolo di Barabba, piccolo ruolo che non volevo interpretare, è stato quando ho avuto la possibilità di incontrare lo sguardo di Jim Caviezel, l'attore che faceva Gesù, l'attore che interpretava Gesù. È un attore, un uomo come me, un attore, è chiarissima questa cosa, però la scena l'abbiamo fatta forse 50-60 volte ripetuta, dello sguardo di quando Barabba è libero, va via e si ferma un attimo a guardare sulle scale Gesù. Eppure la prima volta, il primo sguardo aveva qualcosa di incredibile dentro, sconvolgente, mi ha sorpreso, bloccato, lasciato senza parole per un minuto. Io dico sempre che un minuto nella vita non è niente, ma nel cinema è un tempo interminabile. E in questo minuto c'è stata tutta una sospensione, un contraccolpo, una cosa che mi ha poi portato a interrogarmi per tanto tempo, e piano piano questo sguardo non mi ha mai abbandonato, ma non in modo cattivo, inquietante, ma sempre con una tenerezza, con una sollecitudine, anche con una inquietudine buona, se si può dire, no? Come se fosse una domanda in una lingua che io non riuscivo a capire, ma capivo che c'era una domanda forte. Per me, che non avevo fatto tanto catechismo, che ero un uomo un po' distratto, un po' perso, quel film è stato la mia catechesi. E quindi quando io sento la consacrazione eucaristica in chiesa, io penso all'ultima cena di quel film, mi sento seduto a quel tavolo con gli apostoli e ho l'impressione che quel pezzo di pane me lo stia dando Gesù, no? Porto in scena questo spettacolo su San Pietro perché mi ha molto colpito, studiando tanti personaggi della nostra regione, della nostra chiesa, questo personaggio che inizialmente era un pescatore, proprio uno di quelli che si può immaginare uno dei peggiori di Cafarna, no? Nella sua semplicità. Allora tutti conoscono il sant'uomo che diventa Papa a Roma, mi piaceva raccontare da dove fosse partito, perché è interessante pensare che se un uomo così arrugginito, arrabbiato, iroso, irascibile, peccaminoso e peccatore, può diventare santo, è un così grande santo, vuol dire che è stato usato da Dio per indicare all'uomo che tutti sono fatti per il cammino alla santità.